Benvenuti a Sommelier, il programma che parla di vino, tecniche di servizio e tutto quanto ruota intorno all'enologia con appuntamenti e interviste. Partiamo dalle cantine Rivera, dove il vino va di pari passo con questa terra che parla di storia. Siamo vicinissimi a Casteldelmonte, il Maniero Federiciano, e a due passi da Canne della Battaglia, dove Annibale sconfisse i Romani. Rivera, vini pregiati di Puglia. Effettivamente queste cantine hanno segnato una grande svolta nel mondo del vino di Puglia. E incontriamo Sebastiano, qui fra i vigneti, no? Eccolo. Le tenute Rivera. Ben arrivato a Rivera. Ciao Sebastiano. Voi di cognome fate Decorato, quindi Rivera sì. È il nome della contrada. Sì, il nome della contrada è il nome dell'azienda agricola. Si chiamava dall'inizio azienda vinicola delle tenute Rivera. Del nonno. Sebastiano come te. Come me, sì. Poi c'è il papà, Carlo, che è in comproprietà di questa cantina, e Sebastiano, e c'è anche un altro Carlo adesso. Sì, la quarta generazione da poco è arrivata, fresca. Il nonno come decide di dedicarsi al vino? C'era nella vecchia masseria, c'era una piccola cantina dove si faceva vino in maniera molto approssimativa, come poi in tante altre realtà della regione. E mio nonno decise, perché forse era stato qualche anno a Milano, aveva visto un po' cosa succedeva fuori, decise che era ora di finalmente imbottigliare e vendere sul mercato con l'etichetta, col proprio nome, il vino pugliese. E quindi veramente più di un secolo fa una grande svolta, cioè passare dal vino sfuso all'imbottigliato. Si cominciò con il rosato, che era uno dei vini più tipici di quella che sarebbe diventata quella DOC Casteldelmonte. E fu un successo immediato, cioè Rivera divenne il sinonimo del rosato in Italia e anche all'estero. Senti, io qui ho un invito, l'invito alla festa della vendemmia. Tutto comincia proprio dove era l'antica masseria. Sì, nell'aia della vecchia masseria. Questa festa la facciamo ogni anno, che è un po' per celebrare appunto l'inizio della vendemmia in maniera simpatica. Però la vendemmia è una cosa molto seria, ecco perché poi si deve investire in vigneti nuovi, nella struttura della cantina che si deve poi evolvere col passare degli anni, cercare di applicare sempre le tecnologie più avanzate, sia nella produzione del vino ma proprio nella struttura della cantina. I nostri mercati sono soltanto in Italia, non credo. No, assolutamente, noi cerchiamo di portare i nostri vini dovunque nel mondo si beva vino. Allora, dalla terra alla vigna. Però poi c'è il mosto, la fermentazione, sì. E si va in bottaglia. Allora andiamo a vedere questa bottaglia della cantina Rivera, che è abbastanza grande, certo, e interessante. Certo. Qui Sebastiano, adesso praticamente siamo andati nel cuore dell'azienda, nello scrigno segreto. Questa è la barricaia. È un po' il portiere, perché qui ci sono anche i vini migliori della cantina. Sì, qui noi maturiamo le nostre riserve, sono diversi vini che si fregiano della, appunto, DOC Casteldelmonte, che si fregiano della qualifica di riserva. Uno più importante e più conosciuto di questi è il Falcone. Qui i vini maturano nelle barrique, che sono. Anche se qui abbiamo dei tonneau, sì, parole francesi, perché viene dalla Francia. Un po' tecniche, sì, la barrique, cioè l'uso della botte piccola, è stato inventato in Francia. La tradizione italiana invece prevede l'uso della botte grande da 3.000 litri. La barrique è il contenitore di legno da 225 litri. I francesi sono molto precisi, se si supera già questo quantitativo si arriva alla categoria del tonneau, che è da 400 litri o anche da 500. Poi è bello passare anche la mano qui, perché si sente la porosità del legno, è importante questo. È la caratteristica fondamentale. Ovviamente il legno è tutto rovere, quindi quercia. La porosità, dicevamo, è la cosa più importante, perché è quella, cioè è la porosità che permette uno scambio con l'esterno del vino attraverso il legno, con il quale l'ossigeno, quindi l'aria, penetra dentro la barrica o diciamo il contenitore in legno, e portando ossigeno, è l'ossigeno che contribuisce ad ammorbidire i tannini. Quindi il vino è materia viva, cioè qui respira all'interno. Intanto queste sono le barriche, sì. Vediamo dal tonneau, passiamo alla barrica, 225 litri, lo ripeteremo spesso nel corso delle nostre trasmissioni. Sì, il vino assolutamente non è una produzione industriale, il vino cambia sempre, dal momento in cui stacchiamo l'acino dal grappolo
in vendemmia e parte un processo sia produttivo ma poi evolutivo, perché il vino cambia sia che lo teniamo in vasca o di acciaio o di cemento. Cambia molto di più se poi viene tenuto nel legno, appunto perché c'è questo influsso da parte del legno, questa azione di ossigenazione, ma anche in bottiglia cambia, perché attraverso il tappo poi passa quel minimo di ossigeno che contribuisce a far evolvere una bottiglia. Il vino non è mai fermo. Nelle vostre vigne si aggira spesso con la sua lente di ingrandimento il professor Attilio Scienza, che è dell'Università di Milano, che ha un po' in cura, ecco, mentre l'enologo ha in cura il vino, il professor Scienza ha in cura le vigne, quindi ha qualcosa di interessante da dirci dalle vigne di Rivera. I vigneti sono molto più omogenei, ogni pianta ha una sua produzione regolare, quindi abbiamo presumibilmente un buon rapporto tra produzione per ceppo e area fogliare, quindi questa è una buona garanzia per avere complessità e maturazione fenolica. Questo, direi in modo particolare per il nero, per il Lugo di Troia, è un fattore importante perché è un vitigno che ha una produttività irregolare, soprattutto con forma di allevamento a cordone speronato, mentre con il tendone le cose erano più semplici, ma dovendo allevare questa vite con il cordone speronato, questa varietà, i problemi si sono manifestati e quindi è indispensabile una maggiore cura durante l'anno, durante le operazioni di potatura verde, per scegliere opportunamente i tralci che dovranno poi alimentare in modo corretto i grappoli che verranno lasciati, che verranno scelti. Il vino è un rosso rubino intenso, il bordo è granato, chiaramente dovuto anche al passaggio in barrique, però effettivamente, Sebastiano, correggimi se sbaglio, ma veramente i profumi sono molto complessi. In effetti, in un vino come il Falcone noi cerchiamo di esprimere un po' la storia dell'azienda, il territorio, quello che esprime il territorio attraverso queste varietà, cioè il Nero di Troia principalmente, ma anche il Montepulciano. Ed è un vino che deve essere equilibrato, la sua caratteristica deve essere l'equilibrio e l'eleganza. I sentori evidenti sono quelli dei fiori rossi, ma della frutta rossa, soprattutto molto matura, la ciliegia, quasi confettura. Ciliegia, mora, frutti di bosco, sono davvero evidenti. Poi dopo la rotazione lo speziato è evidente, il cuoio anche, è veramente pieno di una sinfonia di profumi all'interno di questo bicchiere. Al palato il tannino sì, emerge, ma non è invadente, è sicuramente abbinato a dei piatti di molto sapore. Sì, ovviamente carni o anche primi saporiti, ovviamente assaggiare un vino del genere così in piedi da solo, il tannino si sente di più, questo è un vino fatto per essere bevuto a tavola. Sicuramente una temperatura giusta, 18-20 gradi così, temperatura di, è di meno cantina, invadente anche non temperatura ambiente, perché l'ambiente se a 35 gradi ci distrugge. Mettiamo un attimo da parte il Falcone, ma qui abbiamo veramente tutta la produzione delle cantine Rivera, dai bianchi ai rossi. Partendo qui dal Locorotondo, ma c'è anche come bianchi lo Chardonnay, il preludio numero uno, c'è anche il Lama di Corvo, che è uno Chardonnay invece passato in barrique, quindi ha sentori morbidi, ancora più il burro evidente, e poi c'è il Puera Puglie, Nero di Troia in purezza. Sì, dicevamo prima della tradizione, della necessità del supporto del Montepulciano, il supporto al Nero di Troia per ammorbidirlo. Questo perché non c'erano tecniche, non c'erano conoscenze. Dall'annata 2000 abbiamo preso coraggio, abbiamo lasciato il Nero di Troia da solo, senza l'aiuto del signor Montepulciano.